Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Ci sono colleghi collegati anche da remoto perché è possibile la partecipazione da remoto. Ed è un grande piacere dare il benvenuto oggi a Yevgenia Karamurza, che è moglie, di Vladimir ed è giornalista e attivista. Sia Vladimir che Yevgenia. Credo che sia un'audizione molto importante quella di oggi perché è la prima volta che noi in questa legislatura abbiamo un'audizione con un esponente importante della dissidenza russa all'estero. Vladimir Karamurza è un giornalista e un politico russo di opposizione ed è stato arrestato nell'aprile del 2022, inizialmente con l'accusa di avere diffuso informazioni, false sulla guerra della Russia contro l'Ucraina. Che è un reato che, come sappiamo, è un reato di opinione e che in Russia viene punito fino a 15 anni di carcere. Le accuse a suo carico si riferivano a diversi discorsi pubblici in cui criticava l'invasione di Putin contro l'Ucraina. In realtà, come poi vedremo, il suo caso è un caso più ampio, più complesso, riguarda le attività, di Vladimir, anche negli anni, le attività politiche e professionali di Vladimir anche negli anni precedenti all'inizio dell'invasione russa contro l'Ucraina. Il 17 di aprile 2023, Vladimir è stato condannato a 25 anni di reclusione. Accusato non solo appunto di diffusione di false informazioni, ma anche di alto tradimento sulla base dell'articolo 275 del codice penale russo, perché secondo gli accusatori Karamurza avrebbe cospirato in segreto contro la Russia insieme ai governi di alcuni paesi della NATO. Ovviamente non è emerso nessun elemento in tal senso durante il procedimento e da nessun'altra parte. A seguito della condanna, il 5 giugno, il Consiglio dell'Unione Europea, nell'ambito del regime globale di sanzioni in materia di diritti umani, ha imposto sanzioni nei confronti di 9 persone responsabili della condanna e del trattamento degradante di Vladimir Karamurza. Questa decisione del Consiglio dell'Unione Europea è una decisione particolarmente importante perché avviene nel quadro di una normativo, quella appunto delle sanzioni, del regime globale di sanzioni in materia di diritti umani, che è frutto del lavoro internazionale di Vladimir Karamurza negli anni precedenti al suo arresto. Durante la detenzione, le condizioni di salute del dottor Karamurza, a cui è stata diagnosticata una polineuropatia conseguente a 2 tentativi di allevamento nel 2015 e nel 2017, si sono deteriorate, perché ovviamente vive in un regime carcerario dove è abituale l'uso dei maltrattamenti contro i prigionieri politici e mancano e non ha accesso a cure mediche adeguate. Pochi giorni fa, il 25 settembre, il suo legale, Vadim Prokhorov, ha annunciato che Karamurza è stato trasferito in un carcere di massima sicurezza in Siberia. Diciamo nella nobile tradizione, dei dissidenti russi che non solo sono condannati, ma sono anche condannati al confino e alla lontananza e allo sparire dalla scena pubblica. Quando è stato condannato, Karamurza ha fatto un discorso molto bello, in cui sostanzialmente ha detto: sono sicuro che nel mio paese sogno il momento in cui in questo paese 2 più 2 farà 4, perché oggi non è così. Queste sono le ultime parole che sono state diffuse anche all'estero. Vari rappresentanti del sistema delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa, di vari partiti politici europei hanno più volte ribadito l'appello alle autorità russe a procedere al rilascio immediato e senza condizioni di Vladimir Karamurza, in attesa di dare corso ad una revisione trasparente e imparziale del suo caso, in conformità con gli standard internazionali sui diritti umani. Questi appelli sono ovviamente caduti nel vuoto.
La vicenda personale di Kara-Murza non è una vicenda isolata, ma si inserisce in un quadro più complessivo di crescente repressione della Federazione Russa nei riguardi di tutti coloro che esprimono dissenso e critiche. Il suo è un caso più noto di altri, ma è giusto ricordare qui che come lui ci sono tantissime persone senza nome per noi che sono rinchiuse in condizioni analoghe nelle carceri russe semplicemente per aver espresso dissenso e critiche o semplicemente per aver avuto il coraggio di dire la verità e difendere i diritti umani quali sanciti dalle convenzioni internazionali. L'audizione odierna è quindi un'audizione secondo me importante per tenere alto il caso di Vladimir Kara-Murza anche in Italia, paese di cui insomma che non ha finora avuto una particolare esposizione a questo caso e quindi è particolarmente importante che Yevgenia sia qui con noi, ma è anche l'occasione per ribadire il nostro impegno come Parlamento italiano a fianco di tutti i dissidenti russi e di tutti coloro che in varie parti del mondo, ma in particolare in Russia, sono coraggiosi abbastanza da provare a difendere i diritti umani, a provare a dire la verità e a provare a opporsi a un regime brutale come quello di Vladimir Putin. Do la parola a Yevgenia Kara-Murza affinché svolga il suo intervento, poi ci saranno le domande dei colleghi a cui lei potrà rispondere. Good afternoon. Buongiorno. Vorrei ringraziare la Commissione Esteri per avermi dato questa incredibile occasione di rivolgermi a tutti voi e desidero ringraziare la Presidente Quartapelle per avermi invitato qui e avermi offerto questa incredibile piattaforma. La sua è stata un'introduzione eccellente, grazie per aver raccontato la storia della mia famiglia e ogni volta che la sento raccontata da qualcun altro ho una sensazione di qualcosa di surreale. Mi sembra di stare all'esterno e guardare qualcosa che non sembra reale. Semplicemente perché queste cose non dovrebbero succedere nel XXI secolo nel mondo civile, perché i miei figli non avrebbero dovuto vedere il proprio padre in coma in 2 anni e doverlo vedere reimparare a camminare, a parlare, perché mio marito e il loro padre ha deciso di opporsi a Putin e di combattere contro di lui con tutto quello che aveva. Mio marito e la sua opposizione a Putin risale a molto tempo fa, di fatto a quando egli è salito al potere. Dal 2010 mio marito è stato coinvolto in una campagna per l'introduzione di sanzioni mirate a singoli individui, le sanzioni Magnitsky, contro coloro che commettono violazioni dei diritti umani in Russia e nel resto del mondo. Questa legge ha fornito al mondo uno strumento rivoluzionario per far sì che coloro che sono responsabili di violazioni dei diritti umani possano rispondere davanti alla giustizia, ma ovviamente Putin non è stato contento di questa campagna e il suo regime ha fatto tutto il possibile contro coloro che erano coinvolti in questa campagna. Mio marito ha portato avanti questa campagna con Nemtsov e Bill Browder, che è nella campagna delle persone indesiderate. Boris Nemtsov, come certamente saprete, è stato ucciso a Mosca nel 2015 sul ponte. Mio marito è stato avvelenato 3 mesi dopo l'assassinio di Nemtsov per la prima volta, ha fatto tutto un percorso di riabilitazione negli Stati Uniti, anche se l'avvelenamento è avvenuto a Mosca, l'ho trasportato negli Stati Uniti per la riabilitazione e poi quando ha potuto muoversi un po', in quel momento l'ho portato negli Stati Uniti, anzi, e poi si è sentito stato meglio, è tornato a Mosca per combattere. Nel 2017 ha subito un altro attacco, anche qui si è rifiutato di abbandonare la lotta perché sapeva che era importante quello per cui combatteva e lui era la voce dei prigionieri politici nella Federazione Russa ormai da anni, perché la situazione dei diritti umani in Russia
con il numero crescente di prigionieri politici non è certamente nuova. Prima ancora dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina avevamo tantissimi prigionieri politici. Infatti, quando mio marito è intervenuto all'Unione Europea nel 2018, ha parlato di 117 prigionieri politici nella Federazione Russa e diceva che questo numero era paragonabile al numero di detenuti politici citato da Andrei Sakharov nel suo discorso di accettazione del premio Nobel, quando ha parlato di 126 prigionieri politici. Oggi il numero di prigionieri politici nella Federazione Russa, secondo Memorial, l'organizzazione più rispettata dei diritti umani russa, che usa vari criteri per definire qualcuno come prigioniero politico e che essa stessa è stata vietata in Russia e dichiarata indesiderabile, ebbene il numero di prigionieri secondo lui, secondo questa organizzazione, è arrivato a 600. E ha detto anche che in realtà è un numero abbastanza contenuto. Secondo Sergei Davidis, capo del progetto prigionieri politici di Memorial, i numeri reali sono probabilmente il doppio, il triplo. Secondo Ovidian Fo, un media indipendente russo che controlla la situazione dei diritti umani in Russia, circa 20.000 persone sono state fermate arbitrariamente in tutto il paese dall'inizio dell'invasione su vasta scala a febbraio dell'anno scorso in Ucraina. Tra questi, almeno 595 erano minorenni e 9 di questi sono stati accusati prima di aver raggiunto l'età, maggiore età, compreso un sedicenne che è stato condannato a 5 anni di detenzione per aver pianificato di far saltare un edificio virtuale dell'FSB in un gioco online. Questa è la portata dell'assurdità di quanto sta avvenendo in Russia oggi. Le organizzazioni dei diritti umani hanno potuto riferire almeno 8.000 casi amministrativi, almeno 700 casi penali avviati contro coloro che hanno protestato contro la guerra. Questi procedimenti vengono avviati contro le persone perché magari sono per strada con un foglio di carta che dice no alla guerra, per dei graffiti contro la guerra, per aver inviato del denaro in Ucraina, per aver organizzato qualsiasi tipo di manifestazione, anche se non ha a che fare specificamente con la guerra, ma qualsiasi tipo di tentativo di riunire le persone viene visto come una minaccia dal regime e viene perseguito. Nell'estate dell'anno scorso, 2022, l'OSCE ha avviato 38 paesi partecipanti dell'OSCE hanno avviato il meccanismo di Mosca per andare a esaminare la situazione dei diritti umani in Russia e dopo aver invocato questo meccanismo a settembre 2022 il relatore del meccanismo di Mosca dell'OSCE, professor Newsberg, è giunto a una conclusione nel rapporto e dice la repressione all'interno e la guerra all'esterno sono collegati come in un unico tubo comunicante. E questo è un qualcosa di raro da vedere scritto nero su bianco, perché è un qualcosa che persone come mio marito hanno cercato di mostrare al mondo da tanti anni. Perché Vladimir Putin non è emerso dal nulla. Vladimir Putin è ormai sull'arena mondiale da decenni e ha commesso crimini molto simili contro altri vicini russi, contro la popolazione russa. Vi è stata la guerra in Cecenia, vi è stata l'invasione della Georgia, l'annessione della Crimea, l'invasione della Georgia è avvenuta nel 2008. Quindi già da tempo fa, l'annessione della Crimea che come sappiamo è avvenuta nel 2014 quando è iniziata la vera guerra contro l'Ucraina, poi vi è stato il bombardamento dei civili in Siria e in tutto questo il governo russo ha continuato a reprimere violentemente qualsiasi manifestazione pacifica nel proprio paese e nel frattempo noi vedevamo Putin fare qualcosa del genere e poi fermarsi un attimo e aspettare la reazione. Ma la reazione non è mai arrivata.
E quindi alla fine è arrivato a ritenersi intoccabile in qualche modo, essere onnipotente, a cui è permesso di fare qualsiasi cosa, e quindi ha scatenato questa invasione su vasta scala che ha portato a una catastrofe umanitaria di portata inimmaginabile. Nella sua mente questo è piuttosto logico. Se può annettere la Crimea, perché non può annettersi il resto dell'Ucraina? Se può uccidere i civili in Cecenia, in Siria, perché non può farlo in Ucraina? Se può assassinare il leader dell'opposizione nel centro di Mosca, se può usare gli omicidi politici come uno strumento per affrontare i suoi oppositori, se li può mettere in prigione e fermare le proteste pacifiche come è avvenuto nel 2012 a Mosca, perché non può farlo su più vasta scala, mettendo migliaia di persone in prigione? E quindi nella sua mente malata tutto questo è logico, e questa impunità deve essere fermata, perché la chiave per la pace e la stabilità nella regione è una Russia democratica. Non c'è altra soluzione a questo problema, non c'è altra soluzione, perché Vladimir Putin ha dimostrato più e più volte nel corso di questi anni che non si fermerà, che ogni volta che gli viene offerto un compromesso lui si comporta come un bullo, non lo vede come un compromesso, lo vede come una debolezza del nemico e continua a spingersi più avanti. Ci sono altre cose che stanno avvenendo, l'invasione su vasta scala dell'Ucraina le ha in qualche modo esposte, cioè l'incredibile livello della corruzione, la corruzione che ormai permea tutti i livelli della Russia. Di fatto quindi Putin usa la corruzione come la sua arma più forte. E noi dobbiamo ricordarci che perché la corruzione possa essere esportata, qualcuno deve essere desideroso di importarla. È su questo che si basa questo regime: corruzione, menzogne e minacce. E questa impunità deve essere fermata se vogliamo vedere la fine della guerra in Ucraina e se non vogliamo vedere altre guerre in quella regione, perché il Parlamento russo sta già parlando della Moldova e degli stati baltici, che per Putin sono il proprio cortile, sono parte sua. Non si fermeranno. Quello che sta avvenendo alla mia famiglia è molto personale. Io non posso eliminare la componente personale di tutto questo. Mio marito, dopo un anno di custodia cautelare a Mosca, è stato effettivamente trasferito in un carcere di massima sicurezza lontano in Siberia, a 3.000 chilometri da Mosca. E quando è arrivato in quella colonia detentiva è stato subito messo in una cella punitiva. Ai sensi della legge russa, qualcuno che soffre di polineuropatia come mio marito non può neanche rimanere in prigione, perché si ritiene una grave condizione medica che può portare alla paralisi. Dopo un po' di tempo passato nella cella punitiva a Mosca, lui non riusciva più a sentirsi i piedi. È stato poi visto da un dottore, è stata confermata la sua diagnosi. Quindi abbiamo una diagnosi ufficiale, una diagnosi che nasce dai suoi avvelenamenti nel 2015-2017, ma questo non preoccupa le autorità russe, che usano le celle punitive come forma di tortura regolarmente e soprattutto contro persone che soffrono di qualche condizione medica, come nel caso per esempio di Yevgeny Bestuzhev, un attivista che ha già avuto tutta una serie di infarti in detenzione, eppure rimane in detenzione. O Alexei Gorenev, che anche egli è stato messo in una cella di isolamento, una cella punitiva. O Alexei Navalny, che di fatto vive in una cella punitiva, in isolamento, non può neanche uscire per un momento, rimane lì. Ma, come dicevo,
Questa è una forma di tortura usata dal governo russo e certamente ai sensi della legge russa una persona non può rimanere in una cella di isolamento in questa forma, in una cella punitiva che è 3 metri per 1,5 metri con soltanto un po' di acqua. È un letto che è attaccato alla parete per tutto il giorno e che ha soltanto un tavolaccio come unico mobilio. La legge proibisce di usare questo tipo di punizioni per più di 15 giorni, eppure i casi in cui le persone vengono tenute per molto tempo sono numerosi e uno di questi è quello di mio marito. Ha appena ricevuto altri 15 giorni di cella punitiva qualche giorno fa. E io mi rendo conto che è così che andranno le cose. Noi non possiamo dargli nessun aiuto medico in una colonia di massima sicurezza, in una cella punitiva nel mezzo della Siberia. Ma di nuovo, questa è una situazione in Russia che vale in generale. E qual è l'alternativa a Putin? Perché sì, questo regime è orrendo, tutti lo capiamo, ma e se ci fosse qualcosa di peggio? Fino a poco tempo fa c'era Prigozhin non c'è più, ma ce ne sono altri. Ma se succede qualcosa di peggio? Queste sono domande che mi vengono poste, ma io rispondo sempre dicendo c'è un'alternativa a Vladimir Putin. Queste alternative sono in questo momento in prigione o costretti a stare fuori dal paese e bisogna sapere che esistono e bisogna sostenerli. Kadyrov? No. Nessuno vuole vedere Kadyrov ovviamente al potere. Patrushev o qualcuno analogo? Ciao, certo no. Ma vi sono altre alternative e sono lì e stanno combattendo contro tutto, contro tutte le possibilità e sono queste persone che stanno cercando di dimostrare al mondo che sono pronti a rischiare tanto per combattere per una Russia diversa, una Russia basata sul rispetto dei diritti umani, una Russia basata sullo Stato di diritto. Quindi persone come mio marito non sono sole, sono migliaia e migliaia di persone già in prigione nel paese. Perché, come dicevo, Memorial non riesce a stare al passo con le cifre che crescono di giorno in giorno. E noi sappiamo per certo che noi dobbiamo sostenere questa alternativa se vogliamo vedere la fine di questa guerra e se vogliamo che la Russia smetta di essere una minaccia per se stessa e per chiunque la circonda, una volta per tutte. Grazie, grazie, ascolto con piacere le vostre domande. Grazie mille per la testimonianza, immagino che sia una testimonianza faticosa e quindi grazie due volte. Chiedo ai colleghi se ci sono domande, questioni. Prego, Mura. Grazie Presidente, intanto benvenuta e grazie per la sua testimonianza abbastanza toccante. Le domande sarebbero tante nella speranza che alcune di queste non possano apparire anche inopportune, nel senso che la storia della sua famiglia si intreccia rispetto a quello che è un po' un evento che sta cambiando il mondo, quindi cercare di tenersi in equilibrio rispetto alla sua condizione emotiva e a quella politica non è un percorso facile. Quello che condivido tutte le sue posizioni, a maggior ragione quella quando afferma che Putin va fermato, e su questo siamo tutti d'accordo. Volevo capire qual è dal suo punto di vista cosa immagina lei quando dice che Putin va fermato, qual è lo strumento che l'Occidente, quindi in un Parlamento come questo, può utilizzare per correre, per raggiungere questo obiettivo. L'altra domanda è quando lei parla di qualcosa di peggio, a cosa allude, cosa intende per qualcosa di peggio,
che può arrivare dopo Putin oppure in sostituzione a Putin. L'altra questione, lei, tutti sappiamo che suo marito è stato avvelenato 2 volte, non ci viene difficile capire da dove provenga la matrice di questa azione. La domanda che le vorrei fare è qual è stata la reazione del potere giudiziario rispetto all'avvelenamento di suo marito e quindi che ruolo sta giocando il potere giudiziario rispetto a Putin e rispetto agli equilibri che uno Stato come la Russia dovrebbe avere. Grazie. L'onorevole Marocco. Grazie. Grazie innanzitutto alla Presidente Quartapelle per questa testimonianza, una testimonianza straziante, surreale e faticosa, come appunto ci ha segnalato la Presidente. È difficile effettivamente guardarla negli occhi e farle delle domande. E non le nego, non le nascondo che la sua forza è veramente commovente. A Mosca regna un sistema statale di terrore, volevo sapere se esistono segnali di resistenza e se esiste una rete tra loro, una rete anche silente, no? Poi volevo sapere se i giornalisti russi dissidenti hanno contatti con i loro familiari in Russia, se i familiari subiscono minacce e di cosa appunto sono private le famiglie, oltre e soprattutto dei loro cari. E poi quali ulteriori alternative possiamo intraprendere per sostenere i prigionieri russi nella Federazione Russa? Ultimo ma non ultimo, la sua battaglia di tenere acceso il faro su questa ingiustizia le fa veramente tanto onore, non soprattutto come donna, ma anche come madre e come moglie, quindi a nome di tutte le donne, grazie. Grazie. L'onorevole Provenzano. Io vorrei esprimerle a nome mio personale e del Partito Democratico tutta la solidarietà umana e politica per questa sua testimonianza e per quello che sta passando lei, suo marito e le migliaia di persone sotto minaccia in questo momento di cui ci ha parlato. Io vorrei chiederle alcune cose. Per prima cosa, nella sua opinione, lei ci ha detto una cosa di grande speranza qui oggi, che coloro che combattono, che questa forma di dissidenza non è isolata, che ci sono migliaia di persone che condividono questa battaglia e vorrei chiederle di darci un punto di vista su quanto in questo momento il consenso che ancora sappiamo di cui ancora sappiamo gode Putin nel suo paese se sta subendo anche alla luce della vicenda ucraina e dell'ulteriore orrore dittatoriale che lui ha, che è cresciuto nel paese, se sta subendo un colpo, se sta diminuendo nell'opinione pubblica e tra i cittadini russi. E la seconda cosa che le volevo chiedere è come noi concretamente possiamo dare una mano dal suo punto di vista alla dissidenza, a quella che in questo momento subisce la repressione, la tortura e l'orrore della dittatura, ma anche a quella dissidenza che si trova in questo momento all'estero e che sta preparando la Russia di domani. Noi abbiamo un'iniziativa legislativa firmata dalla nostra collega Lia Quartapelle che punta proprio a facilitare le condizioni dei dissidenti qui all'estero, ma le volevo chiedere come noi possiamo
ulteriormente dare una mano a costruire appunto la consapevolezza che dall'alternativa è Russia, dalla Russia di domani passa anche un mondo, il mondo di domani, un mondo che noi vogliamo più giusto e in cui il rispetto delle regole, del diritto internazionale assicuri la convivenza pacifica tra tutti i popoli. Grazie, anch'io ho una domanda e riguarda proprio la storia di Vladimir. Io immagino che insomma anche considerati i precedenti, anche considerata la vicenda di Boris Nemtsov, fosse noto a voi che c'era un rischio. Quali sono state le decisioni di suo marito rispetto al rischio di arresto? A me è capitato di conoscere dissidenti russi che hanno deciso di espatriare, ma anche persone di un coraggio straordinario che mi hanno detto: la Russia è il mio paese, non è il paese di Vladimir Putin, io resto in Russia. E credo che per tutti noi questo tipo di testimonianza sia estremamente importante, perché sono dei casi simbolici, probabilmente di un sentire di centinaia di migliaia di persone, perché dai sondaggi che fa l'organizzazione di Navalny, ma anche dai sondaggi che vengono fatti per esempio da Levada, è evidente come ci sia una fetta che non è maggioritaria della popolazione russa, ma che è una grande fetta, il 25-30% delle persone che non sono d'accordo con l'invasione dell'Ucraina, che sono preoccupate delle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina. Quindi per noi è molto importante capire la motivazione di chi si oppone apertamente, ma anche di chi non si oppone apertamente, ma conserva nel proprio cuore un altro orientamento. Grazie. Thank you very much. Grazie davvero per le eccellenti domande. Inizierò col ritorno di Vladimir a Mosca per iniziare con l'aspetto personale e chiuderla per non piangere davanti a tutti voi. Vladimir è un politico, giornalista, storico russo. Io sono davvero fortunata, sono sposata con un uomo eccezionale, ma lui si è sempre identificato innanzitutto come politico. E per lui, quindi, come politico russo, è stato sempre importante tornare per mostrare al regime che lui si rifiutava di avere paura e per mostrare al popolo russo che la paura è una scelta e che per poter continuare a esortare gli altri a resistere, egli doveva condividere i rischi e le sfide che si trovano ad affrontare le persone nel paese. Vi do un esempio interessante. Vladimir Bukovsky, un noto dissidente sovietico, anche lui è stato in prigione per tanti anni nel Gulag, è stato poi scambiato e ha vissuto nel Regno Unito per tanti anni. E lui si è rifiutato di essere coinvolto nella politica russa perfino dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Poi, ad un certo punto, se non sbaglio nel 2012, mio marito l'ha convinto a tornare in Russia per presentare la sua candidatura alle elezioni presidenziali. Bukovsky è tornato e gli è stato detto: ma come, sarei stato fuori dalla politica per così tanti anni, perché? Perché torni adesso? E lui disse qualcosa di molto importante: io sento che la gente ricomincia ad avere paura,
ho sentito di dover tornare e dire: sono qui, non ho paura. E questo è un messaggio molto forte di solidarietà, è un messaggio forte dire: io sarò qui con voi. Ed è quello che le organizzazioni dei diritti umani o i media come Vidinfo, che vi ho già citato, stanno facendo. Per anni hanno dato a coloro che venivano arrestati per proteste pacifiche di patrocinio gratuito, e l'idea era: quando noi non vi diremo di non protestare, anche se voi sapete che è pericoloso e noi sappiamo che è pericoloso, ma se scegliete di scendere in strada e protestare e venite arrestati, noi vi sosterremo. Noi saremo lì con voi, non sparirete in questa fossa infinita, questa macchina dove sparite, voi sarete conosciuti, avrete il patrocinio legale. E questo è anche un messaggio molto forte e utile. E io a qui arrivo a cosa può fare la comunità internazionale. Tutto il sostegno deve partire da questo messaggio. Noi non compariamo un intero paese con il regime che usurpa il potere di quel paese attraverso elezioni fraudolente ripetutesi più volte e che opprime la propria popolazione e porta avanti guerre aggressive contro i propri vicini. Noi non vediamo questo come un'unica cosa, come un tutt'uno, un intero paese e un regime. E questo è quello che devono poter percepire i russi nel paese. Devono vedere che vengono visti come alternativa, che la loro lotta venga vista e riconosciuta. E se parliamo del sostegno poi a Vladimir Putin, il consenso per Vladimir Putin, dobbiamo partire dal fatto che la Russia adesso è praticamente un paese completamente totalitario. E noi non abbiamo alcuno strumento normale di quelli che nei paesi democratici permettono di valutare l'opinione pubblica. Non abbiamo elezioni libere, non abbiamo libertà di parola, non abbiamo media liberi, non abbiamo libertà di riunione, libertà di associazione, non esistono sondaggi dipendenti dell'opinione pubblica, e vi esorto a non fidarvi dei sondaggi che vengono forniti dal centro Levada, perché quello che loro comunicano, quello che non dicono, che è il numero di persone che si rifiutano di rispondere alle domande. E secondo i dati indipendenti, più del 92% delle persone a cui vengono poste domande per strada, al telefono, si rifiutano di rispondere. E questo credo sia un segnale secondario, proprio in qualche modo, del supporto. Persone che non vengono impaurite e fatte tacere per quello, perché ogni volta che il regime usa metodi repressivi contro i protestanti lo pubblicizzano. Contro tutti coloro che rifiutano, chiunque si oppone alla narrazione ufficiale di spia, traditore, come quella che è stata usata per mio marito, e usano poi la psichiatria, perché come nei tempi dell'Unione Sovietica qualsiasi traditore criminale veniva visto come un pazzo e veniva utilizzata la psichiatria contro persone che erano ritenute insane, malate di mente, perché rifiutavano la narrazione ufficiale. Tutti dovevano essere contenti del comunismo allora e oggi la stessa cosa, tutti devono essere contenti del leader. E quindi gli oppositori vengono rappresentati in un certo modo dallo Stato, ma anche la violenza estrema che spesso viene usata contro i dimostranti, come nel caso del poeta Artyom Kamardin, che è stato arrestato nel suo luogo di residenza perché leggeva dei poemi contro la guerra in un evento contro la mobilitazione per la guerra a Mosca. Lui è stato attaccato dai poliziotti mentre la sua ragazza veniva torturata nella stanza accanto. E la polizia ha pubblicato tutto questo perché fungesse da deterrente
per chiunque avesse magari voluto scendere in strada e leggere dei poemi contro la guerra, o il caso di Masha e Alexei, una ragazzina di 13 anni che aveva fatto un disegno contro la guerra a scuola. Suo padre è stato gettato in prigione per 3 anni e lei è stata messa in un orfanotrofio all'inizio perché le autorità hanno ritenuto che suo padre non fosse in grado di crescere una forte patriota russa, e questo è stato molto pubblicizzato. Guardate cosa vi succede se oserete. Stessa cosa è avvenuta nella Buryatia, dove un'attivista, Natalia Filonova, è stata messa in prigione per 7 anni e il suo figlio adottivo di 15 anni gli è stato portato vino, è stato messo in un orfanotrofio nonostante molteplici richieste da parte sua, gli è stato rifiutato di essere presente alle udienze nella corte dove voleva sostenere sua madre. E sebbene lei abbia un marito e altri parenti che hanno detto alle autorità: guardate, siamo qui, noi vogliamo prenderci cura del bambino, lo vogliamo crescere, lasciatelo con noi, non deve stare in orfanotrofio, ha una famiglia, le autorità si sono rifiutate di farlo. Quindi il ragazzo è stato messo in orfanotrofio, ora ha 15 anni, anzi ormai quasi 16, quindi tra un paio d'anni potrà essere mandato in guerra. E Natalia è stata privata del suo diritto di crescere il proprio figlio. Questo è quello che fanno, e lo pubblicizzano per mettere a tacere le persone, per fargli paura. Non vi darò altre cifre perché noi non abbiamo le reali cifre. Non ci sono sondaggi di opinione che ci possano dare un quadro obiettivo di quanto sta avvenendo nella mente dei russi, ma vi esorto a giudicare da segnali secondari. Il fatto che il 92% della popolazione si rifiuta di rispondere alle domande sulla guerra è uno di questi segnali secondari. Il fatto che l'anno scorso la Russia abbia... abbia messo una serie di monumenti della aveva usato dei VPN per collegarsi, un numero altissimo, sono altri segnali secondari. Ci sono più di 2000 fonti di informazioni che sono stati bloccati, quindi il numero di servizi VPN utilizzati nel paese è molto alto perché le persone cercano di avere informazioni e aggirare i blocchi e ottenere informazioni indipendenti a sostegno del lavoro, quindi dei giornalisti indipendenti. E il sostegno ai giornalisti indipendenti è fondamentale perché loro fanno qualcosa di cui tutti abbiamo bisogno. Noi, loro ci forniscono informazioni obiettive e indipendenti in Russia per i russofoni. E certo, le autorità recentemente hanno iniziato a bloccare in maniera massiccia i servizi VPN perché sanno cosa succede se le persone riescono a vedere le immagini reali di quello che sta avvenendo in Ucraina. Se gli viene mostrato in televisione in prima serata, il regime capisce bene cosa succederebbe, e quindi cercano adesso di bloccare anche i servizi VPN che permettono alle persone di accedere ai canali media attraverso Telegram. Ma tutto questo viene fatto per impedire alle persone di ricevere informazioni, per impedire alle persone di fare domande sul proprio governo, e coloro che osano finiscono in prigione o in esilio. Ma ho un messaggio di speranza forse per voi, non lo so. E io lavoro con un'organizzazione che si chiama Free Russia Foundation e stiamo portando avanti un grande lavoro umanitario dopo lo scoppio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina, aiutando i rifugiati ucraini a portarli fuori dall'Ucraina, a portarli fuori dalla Bielorussia e portarli in altri luoghi sicuri per permettergli di portare avanti il loro lavoro.
Lavoriamo con molteplici organizzazioni, sia in Russia, proprio sul campo, che fuori dalla Russia. Quindi noi sappiamo, sentiamo le storie di queste persone che spesso trovano vari modi di resistere a Vladimir Putin nel paese, che sappiamo che esistono, non sono stati sradicati. Le immagini che vedete al telegiornale o nelle notizie sono alterate, perché non ci sono media indipendenti in Russia che riferiscano della vera situazione. Non esistono osservatori internazionali, perché non gli è permesso di entrare nel paese. E anche il relatore che si è del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che voleva entrare nel paese per osservare la situazione, non si è visto rifiutato l'ingresso, e anche altri relatori, a tutti gli è stato rifiutato l'accesso al paese. Quindi non abbiamo alcuno strumento che ci può permettere di contare la percentuale del supporto che esiste a Putin reale, ma comunque noi stiamo lavorando, noi sappiamo chi sono le persone con cui stiamo lavorando, non possiamo citarle perché è pericoloso, conosciamo i loro nomi, ma è pericoloso dirli, perché sono coinvolti lavoro con i prigionieri politici, sono coinvolti nella produzione di contenuti giornalistici in maniera molto spesso anonima, perché non lo possono fare in maniera pubblica, e sono coinvolti nel sostenere lo sforzo di guerra dell'Ucraina con raccolta di fonti, a volte in maniera proprio segreta, partigiana. Ma questo è quello che avviene in Russia, e fuori dalla Russia questo è un lavoro che è molto più pubblico. Vengo adesso da Parigi, dove vi è stato questo grande evento che ha riunito tanti movimenti antiguerra e pro-democrazia, e abbiamo parlato di come collaborare meglio, come consolidare i nostri sforzi per continuare a portare avanti il nostro lavoro. C'è stata una domanda in merito alla reazione delle autorità giudiziarie all'avvelenamento di Vladimir. Ebbene, l'indagine è stata negata più volte. Secondo Bellingcat, Der Spiegel e The Zeit hanno portato avanti un'indagine indipendente che ha dimostrato che degli assassini dell'FSB sono lo stesso gruppo che hanno seguito prima Nemtsov, prima dell'omicidio. Poi sono stati coinvolti nell'avvelenamento di Navalny e nei due avvelenamenti di mio marito. Noi li conosciamo, sappiamo i loro nomi, i loro volti, e Vladimir e i suoi avvocati più volte hanno fatto richiesta al comitato inquirente affinché avviasse un'indagine su questi avvelenamenti, ma gli è sempre stata rifiutata. Poi vi è stata una domanda su come possiamo lavorare per fermare Putin, cosa può fare la comunità internazionale per fermare Putin e essere sicuri che nulla di peggio lo sostituisca. In merito al fatto che lo si possa sostituire qualcosa di peggio, è quello che vi stavo dicendo. In realtà esiste un'alternativa. Il regime fa di tutto per sradicare questa alternativa, per reprimerla. Questo è quello di fatto. Stanno portando avanti due guerre parallelamente, una guerra aggressiva e criminale contro l'Ucraina e un'altra guerra violenta contro questa alternativa al regime nel paese. Quindi un'alternativa esiste, e io credo che debba ricevere il sostegno e la solidarietà della comunità internazionale, perché questo lancerebbe un segnale molto chiaro a queste persone in Russia, dicendogli che la loro lotta viene vista, e questo sarebbe un segnale davvero molto forte. Un'altra cosa che la comunità internazionale potrebbe fare, molto pratica, riguarda le sanzioni. Abbiamo tutti visto quanto sia bravo il regime ad aggirare le sanzioni, e questo deve finire. Ho appena saputo che vi era un oligarca legato, strettamente legato a Vladimir Putin, che ha sostenuto il suo regime da tanti anni, Beroskin, se non sbaglio,
E l'Unione Europea ha appena eliminato le sanzioni contro di lui. Io sono rimasta, non so, sorpresa, non credo sia la parola giusta. Tanti paesi rifiutano l'ingresso ai cittadini russi nelle loro automobili e poi vediamo che vengono tolte delle sanzioni contro un oligarca legato al Cremlino, legato a Vladimir Putin, legame che è stato dimostrato più volte. Io davvero non capisco, non capisco perché. Questo non dovrebbe succedere. L'altra cosa appunto è l'aggirare le sanzioni. Il regime continua a ricevere componenti che vengono poi utilizzate per costruire armi, armi che poi vengono utilizzate contro l'Ucraina. Loro continuano a ricevere queste componenti da paesi europei, solo che vanno facendo un grande giro per poi arrivare in Russia. Questo dovrebbe essere impedito, non dovrebbe succedere. E io credo che un Parlamento sia il luogo giusto per fare questo. Voi potete andare a esaminare questi casi, seguire le tracce e tagliare questi canali. Voi siete coloro che lo possono fare, che possono svolgere questo lavoro. Sì, sono sanzioni economiche, ma le sanzioni poi personali sono la stessa cosa, perché loro cercano di evitare anche le sanzioni personali, individuali. Magari donano tutte le loro ricchezze, non è che le donano, le trasferiscono in qualche modo legalmente alle mogli, ai figli o a qualcun altro per evitare così le sanzioni. Io non so come ha fatto questo Bereskin, davvero non lo so, perché i suoi legami col Cremlino sono stati dimostrati più volte. E allora perché non è più sotto sanzioni? Non lo capisco. C'è una cosa molto pratica che voi parlamentari quindi potete fare. Fare avvicinare il giorno in cui la guerra finisce, perché le sanzioni indeboliscono il regime, lo fanno. Lo Stato russo fa finta, cerca di far finta che le sanzioni non li colpiscono, non hanno un impatto su di loro. Ma di nuovo qui, segnali secondari, è quello che dobbiamo fare quando abbiamo a che fare con uno Stato totalitario. Il fatto che le agenzie russe hanno smesso di pubblicare i dati che riguardano alcuni campi dell'economia ci dimostra che hanno qualcosa da nascondere. L'economia russa è colpita dalle sanzioni, è influenzata dalle sanzioni, ma certo quando il regime aggira le sanzioni questo diventa più difficile, le sanzioni devono essere più efficaci se vogliamo davvero che funzionino. E cosa fare per aiutare i prigionieri politici? Come moglie di prigioniero politico non posso non toccare questo tema. A parte il messaggio di solidarietà, anche con il regime di Putin, perfino con il regime di Putin, è efficace disturbarli citando i nomi, raccontando le storie. Vi racconto un'altra storia straziante. C'era un attivista, Anatoly Berezikov, a Rostov sul Don, un musicista, che poi era diventato attivista dopo l'invasione dell'Ucraina, arrestato per aver distribuito dei volantini su un progetto chiamato Voglio Vivere, un progetto che aiuta i soldati russi ad arrendersi. È stato più volte arrestato e un giorno che l'avvocato è andato a visitarlo in prigione ha visto il suo corpo venire trasportato fuori dalla prigione. E lei, questa attivista, aveva delle immagini, chiedo scusa, la moglie aveva immagini che dimostravano che il marito era stato torturato fino alla morte. Erano tracce di elettroshock usato sul suo corpo e lui aveva poi parlato tante volte delle minacce che aveva ricevuto dai poliziotti. E durante il processo aveva detto più volte che aveva paura semplicemente di scomparire. Aveva paura che il suo nome non sarebbe stato nemmeno ricordato, che sarebbe finito appunto in questa fossa senza fondo. E allora io vado in giro per il mondo a raccontare la sua storia.
perché io credo che la sua storia valga la pena di essere raccontata e la sua lotta deve essere riconosciuta. Ma sono tante le persone che non hanno ancora perso la vita, ma che stanno rischiando di farlo, perché la tortura nelle prigioni russe ormai non sorprende più nessuno in Russia. È un qualcosa di ordinario che si deve attraversare se si va in prigione, soprattutto con accuse politiche. Sarai torturato in un modo o nell'altro, ti verrà negata l'assistenza medica, l'accesso ai tuoi familiari, la corrispondenza, il diritto alla corrispondenza, ti verrà negato. Potrai essere percosso, oggetto di attacchi sessuali, qualsiasi cosa ti può succedere. Quindi, so per esempio che il Parlamento tedesco ha questo programma in cui i parlamentari, i legislatori adottano in qualche modo un prigioniero e poi parlano di quella persona specifica, scrivono dei post. Fate lo stesso anche voi? Ecco, sarebbe eccellente proseguire questa attività. Sceglietene, magari scegliete un nome non troppo conosciuto. Per esempio Alexei Gorin, che è stato condannato a 7 anni, o Alexei Maxkalov, che è stato privato del diritto di crescere la sua meravigliosa figlia, che in realtà sta crescendo bene perché lei ha tratto le giuste conclusioni, o un artista che è stato messo in prigione per aver messo al posto delle etichette del prezzo dei messaggi antiguerra in un supermercato. Vi potrei fornire un lunghissimo elenco di nomi e storie di questo genere. E questo sarebbe davvero bene, sarebbe molto pratico ricordare al mondo queste storie, ricordare al mondo questi nomi e dire al mondo che una Russia diversa esiste, c'è e sta combattendo, sta correndo tutti i rischi possibili, ma c'è e il regime sta facendo tutto il possibile per reprimerla. Grazie. Grazie mille. Credo che la testimonianza sia per noi stata estremamente preziosa e grazie anche per il suggerimento sull'adozione dei prigionieri politici, che è una pratica che noi facciamo come per l'Iran, l'abbiamo fatta per i condannati a morte dopo le proteste di Mahsa Amini. In parte sappiamo che ha funzionato questo tipo di pressione perché alcuni dei prigionieri che abbiamo adottato sono stati rilasciati in condizioni comunque drammatiche. Credo che possa essere una, diciamo, azione conseguente a questa audizione che magari la Commissione prende come una iniziativa tra le tante che seguiranno il lavoro che faremo, continueremo a fare sul futuro della Russia e sulle condizioni dei dissidenti in Russia e all'estero. Grazie.